Oltre la sciagura e le vittime, anche l'elevato rischio ambientale. È stato lo stesso ministro dell'Ambiente Corrado Clini a lanciare l'allarme per l'isola del Giglio dopo l'affondamento della nave Costa Crociere. Il rischio infatti è che fuoriesca carburante. Circa 2.400 tonnellate sarebbero contenute nelle cisterne della nave. Per questo il ministro ha parlato di un intervento urgente, viste anche le condizioni meteo poco favorevoli che hanno infatti costretto ad interrompere le operazioni di recupero dei dispersi. Se lo scafo non dovesse tenere il carburante, gasolio denso e pesante, potrebbe sedimentarsi nei fondali, ha detto Clini. Poi potrebbe disperdersi in mare, contaminando ed imbrattando una costa pregiatissima. Mentre tuttavia il ministro assicura il monitoraggio della zona e il pronto intervento in caso di sversamenti in mare, Greenpeace chiede che venga messo a punto e attuato con urgenza un piano per lo svuotamento delle cisterne di carburante della nave e quindi la rimozione della medesima. Cosa non facile, secondo il ministro, la priorità è salvare eventuali superstiti che siano ancora dentro la nave. Fino a quel momento avviare lo svuotamento dei serbatoi è pericoloso. Per rimuovere la Concordia invece, ha detto Clini, ci vorrà qualche mese.